sai, si incontrano. Ecco come si realizzerò il disegno della Divina Provvidenza. La mamma di Luigi, nei momenti liberi, frequentava dei corsi professionali per specializzarsi in alcuni punti del celebre merletto di Alençon. In questi aveva conosciuto ed apprezzato Zélia Guérin. Chi può fermare una mamma? Sognò con tutto, tanto, con tutto cominciò e cominciò. Sognò e con tatto cominciò a parlarne al figlio. Un giorno sul ponte di San Leonardo, casualmente, i due giovani si incontrarono. Si guardano semplicemente e fugacemente. Fu l'inizio. L'attrazione è vicendevole. Ciascuno si informa dell'altro, poi si incontrano di nuovo, si fermano, si piacciono, nasce la stima e l'amore. Si trovano soprattutto concordi nella sensibilità religiosa che investiva la vita di tutti e due. Ciascuno confida all'altro il desiderio di voler fare la volontà di Dio nel sogno di una vita di consacrazione purtroppo non potuta realizzare. Ora avrebbero potuto aiutarsi a conoscere ed amare più profondamente Dio, creandosi una famiglia. Insieme sarebbe stato più facile scoprire e realizzare il progetto che Dio aveva su di loro. Dopo appena 3 mesi del loro primo incontro sigillato, sigillano il loro amore ai piedi dell'altare nella chiesa di Notre-Dame. A quei tempi, per la gente ordinaria, c'era meno sfarzo di oggi nei matrimoni e sembra che i nostri coniugi si siano promessi fedeltà pensando più al raccoglimento necessario per ricevere la grazia che all'esteriorità. Era il 13 luglio 1858. Con il matrimonio erano consapevoli di realizzare il disegno della creazione sull'uomo e la donna voluta da Dio. Zelia, 19 anni, dopo ricorderà alla figlia Paolina in una lettera i suoi primi sentimenti dopo quel grande avvenimento. Erano andati subito dopo a fare una visita alla sorella suora. Posso dire che in quei giorni ho pianto tutte le mie lacrime, più di quante ne avessi versate nella mia vita e ne dovessi versare in avvenire. La mia povera sorella non sapeva come consolarmi, non soffrivo di vederla là. No, al contrario avrei voluto esservi anch'io e confrontando la mia vita con la sua, le lacrime mi scendevano più copiose. Per parecchio tempo ebbi lo spirito e il cuore alla visitazione. Andavo spesso a vedere mia sorella e là respiravo una calma e una pace che non saprei esprimere. Quando tornavo mi sentivo così infelice di essere in mezzo al mondo che avrei voluto nascondere la mia vita nella sua. Tu che ami tanto tuo padre, forse pensi che gli facesse pena e che gliene avessi fatta il giorno del mio matrimonio, ma no, lui mi comprendeva, mi consolava come meglio poteva, perché aveva dei gusti simili ai miei. Credo anzi che il nostro affetto reciproco ne sia risultato rafforzato, i nostri sentimenti erano sempre all'unisono. E mi fu sempre un consolatore e un sostegno. 4 marzo 1877. Erano guidati da un padre spirituale, Don Jurel, decano di San Leonardo, che aveva benedetto le nozze. Lo stesso padre segue i loro primi passi di vita a due. I nostri sposi si stabiliscono sopra il laboratorio di orologeria, mentre al piano terra restano i genitori di Luigi. La casa era grande e si poteva condurre una vita completamente autonoma. Così continuano a vivere senza difficoltà la riservatezza necessaria a una famiglia nascente. L'attenzione principale doveva essere la cura dell'altro nel rispetto delle aspirazioni o tendenze reciproche. Zelia, respinta da un convento dove avrebbe voluto darsi completamente a Dio, sognava tanti figli per la gloria di Dio. Luigi era più preso dallo spirito contemplativo che gli faceva tenere a freno le esigenze della carne, messe da Dio per continuare l'opera della creazione.
nei figli. Per 10 mesi si accordano di vivere il matrimonio in perfetta castità. C'era reciproco aiuto e si sembravano tranquilli e si sentivano tranquilli in coscienza. Sembrava quella la volontà di Dio. Non di questo parere era invece il padre spirituale. Tutti e due tenevano in grande considerazione ciò che potevano dire i sacerdoti. Fu così che dopo 10 mesi fu aperta loro la mente nella rivelazione della santità anche con l'unione dei corpi. Stabilirono così di vivere in pienezza il sacramento del matrimonio. Messo da parte un amore tutto spirituale, si aprirono alla vita della donazione più completa. Capirono e sperimentarono in seguito come l'unione dei corpi avrebbe favorito l'unione degli spiriti e li avrebbe fatti diventare, come dice la Bibbia, una sola carne, nel significato più completo. Cominciò una nuova vita con il proposito di riempire la famiglia di figli e figlie, tanti quanti il Signore avrebbe loro donato. Sarebbe stata questa la loro strada per la santità. E ci fu il primo concepimento. 7. Prima bambina, Maria. Il 22 febbraio 1860, la prima nascita è Maria. Sono d'accordo di iniziare con il nome della Madonna che avrebbero ripetuto ad ogni maternità, aggiungendone uno differente per creatura. Ai maschietti si sarebbe dato anche quello di Giuseppe. A quella prima esperienza ci fu preoccupazione e anche paura. Alla fine la gioia fu grande. Ne dà testimonianza una lettera che Zelia scrisse qualche anno dopo alla cognata che aspettava anch'essa il primo bimbo. Il fratello, infatti, si era nel frattempo sposato anche lui. Quello che mi confidi è forse la speranza di diventare mamma? Ecco, stanno per arrivare i piccoli crucci. Ma quante soddisfazioni proverai. Ho saputo da mio padre che sei stata ammalata. Alla mia prima bambina ero come te. Credevo che tutto fosse perso ed ho pianto io che desideravo tanto una figlia. Ma ciò non ha impedito che la piccola giungesse bene al suo termine e che fosse molto robusta. 13 gennaio 1867. 8. Seconda e terza bambina, Paolina e Leonia. Poi fu la volta di Maria Paolina, il 7 settembre 1861. Tutto bene per le prime due figlie. Le difficoltà cominciano con la terza, Maria Leonia, che nasce il 3 giugno 1863. È gracile, è malaticcia. Zelia scriverà al fratello l'11 marzo 1864. La piccola Leonia ha 9 mesi compiuti e non si regge sulle gambine come faceva Maria a 3 mesi. La povera bambina è molto debole, ha una specie di pertosse cronica, fortunatamente meno forte di quella che ha colpito Paolina, altrimenti non supererebbe. Il Signore dà solo quanto si può sopportare.